mi piacciono le donne. Raimondo Marcio, ma è il nostro Fabri Fibra. Le bionde, le grasse, le tonde, top model con due bombe. Tra altre cose mi piace molto se. Il remix di questa canzone del nostro amico Ruffio. Anche a me piace quel remix, cazzo. Oh, bella raga! Saluto tutte le tippe che grazie al caldo mostrano il loro corpo e ci fanno sognare. Sto weekend arriva a 40 gradi, figurati, sai come mostrano poi. Io starei tutto il giorno seduto su una panchina a guardare i culi che passano. Bene, bella roba. Oh, DJ Angelo! Sì, dimmi! Oggi pomeriggio vieni anche tu al Parco Sempione e diamo le votazioni ai culi e ai piedi. Oddio, no, c'è cosa Diego, dici? No, c'è già Diego Ariccione che dà i voti, quindi l'ho sentito ieri. Oh raga, scusate, sta passando una tipa topa. Oh scusa tipa, puoi fermarti un attimo che ti devo dare il voto? Quale voto, scusa? E niente, sto facendo un sondaggio sul sedere e sui piedi delle donne. Ma vai a cagare, pirla. E la prossima volta che mi fermi chiamo i carabinieri. No! Coglione. No, Fabri Fibra e tanta roba. Oh raga, il mio intervento non è andato molto bene. No, non è andato benissimo. Praticamente mi sono preso del coglione. Sì. Fabri Fibra e tanta roba. Scusa un attimo, ma tu sei Fabri Fibra? Sì. Sta cambiando idea, In carne ed ossa, sorella. Fabri Fibra e tanta roba. Hai capito. Beh, allora le cose cambiano. Sì, innanzitutto scusami, se vuoi guardami pure il sedere. E anche per i piedi fai pure. Solo che c'ho il ditone nero perché mi è caduta la stampante sulla gamba. E comunque scusami per prima. Scusami un cazzo. No, senti zia, sparisci. Smaterializzati subito dal loco, altrimenti ti prendo a schiaffazzi in faccia. Ma che sbatti sei, scusa? Hai ragione. Prima fai la figa, e poi quando vedi il VIP ci vuoi far succhiare il ditone del piede. Dai zia, sparisci prima che ti do fuoco ai capelli con lo zippo. Ma no zia, petardo, così mi rovini la pastura, cazzo. Questa sera era già pronta per un giro in motel. Sì, 5 minuti andare, guarda. E lo sai, zia, che se non vedo patata per un giorno mi vengono le crisi di astinenza, cazzo. Non sei l'unico, ma... Tranzollo, Fabri, non andare in sbatta. Oggi pomeriggio viene mia sorella. Lei da giovane ballava con la Raffaella Carrà. Adesso ha 70 anni, ma è ancora una bella manza. Perché ha fatto 4 interventi di plastica facciale e ci hanno fatto le tette come Pamela Anderson. È una roba nuova, bro. Uè, Ferrari, sì, mi dica, signora. Te che non butti via niente, no, vuoi conoscere mia sorella? Guarda che quello che non butta via niente è qui in fianco a me. Dai, zia petardo, adesso molle il colpo che c'è da lavorare. E da lavorare come? Oh, DJ Angelo, sì. Sai che sto aprendo un'emittente radiofonica che si chiama Radio Fibra. Ah, ci fai concorrenza allora? Eh sì, Cavolo. Però per ora abbiamo dei programmi sperimentali. Ma è via internet o via etere? No, via etere. Ah, via etere. Ci sono le dediche con Little Tony e il corso di armeria con DJ Nice. Sì, e io invece conduco il programma di scherzi telefonici. Ah, bravo, che signore. Si intitola Scherzi a petardo. Scherzi a petardo. Per adesso non siamo in onda, ma io mi sto portando avanti con gli scherzi. Anzi, adesso toglietevi dalle palle che ho scritto uno scherzo molto originale per un macellaio. Per un macellaio, vabbè. Va bene zia, dai mettiti al lavoro, cazzo. Sì? Pronto? È la macelleria? Sì. Buongiorno, sono zia Petardo. Lei ha del fegato? Sì. Quindi, allora, venga a casa mia che facciamo l'amore tutto il pomeriggio. Però si porti una sciarpa che io soffro di aerofagia. Ah, va bene. Lei è vittima di scherzi a petardo. Ha vinto un limone con me e una notte con mia sorella Gina. Mia sorella ha 70 anni, ma ne dimostra 90. Ah. Ciao, zii! Ci stai dentro! Ciao!